Certo. Allora, lei è l'artista, la signora Palmira? Palmira Malusa. Malusa? Sì. Ed è l'artista che fa questi quadri dove i soggetti, se non sbaglio... Sono unici, da là e tutti quanti, fin ultima, là. Cosa vuol dire unici? Unici, personali. Questa è la colomba, simbolo di pace e di Spirito Santo. Questo è il nido. Queste strisce, lei non vede niente, però da questa striscia rossa che fa il giro così, è una scarpa. È una scarpa, una gamba in ginocchio, è in punta così la scarpa. In ginocchio, questa è la gamba che va sulla scarpa. È una persona maschile. Questo è il berretto, l'ha messo sotto il ginocchio perché sta pregando e si è tolto il berretto. Questo è il frontino, vede qua, questa lavorazione va sul capo, proprio al centro del capo, e questo è l'inginocchiatoio. Diciamo che la simbologia è un linguaggio di forme e di figure, il quale esigono un'adeguata spiegazione. Signora Angela Cucco, allora complimenti intanto per questa mostra, tutte queste, come si chiamano, icone, giusto? Certo. Sempre tema religioso, mi sembra. Sì, sì. E se vuole dire qualche parola su questa mostra? È la mia prima mostra, questa, che faccio. Ho avuto tanta soddisfazione di averla fatta e dalle persone che non conosco che mi hanno fatto tanti complimenti, non so se me li merito, però, però mi fanno piacere. Tanto se glieli fanno vuol dire che piace. Sì. Tanti anni che disegno? Sì, sì, sono parecchi anni, sono più di una quindicina d'anni che faccio continuamente i corsi, faccio i corsi due volte all'anno, due corsi all'anno. Uno a Venezia e uno al Lago d'Iseo, e poi avevo una maestra anche di Padova, un'icona polacca, e la Vergine di Częstochowa. E siamo stati anche a vedere proprio l'originale in Polonia, e è una bellissima Madonna che ti affascina, nonostante la sua tristezza degli occhi, e la Madonna molto venerata dal nostro Giovanni Paolo II, che era polacco comunque, e lui la adorava, questa Madonnina qua. E, è una Madonnina molto seria e anche proprio diversa dalle altre. Non ha nessuna scritta, a differenza delle altre non ha nessuna scritta, le altre hanno sempre, sopra le immagini hanno anche delle scritte che rappresentano comunque il soggetto. Questa invece è tutta... E così, come la vede? Nella sua dolcezza, nella sua tranquillità, nel suo pensierosa. Ecco, io amo tanto questa Madonnina qua. È la mia preferita.